Radio Radicale, siamo in collegamento con Catello Vitiello, deputato di Italia Vivo e membro della Commissione Giustizia della Camera, per parlare del processo da remoto e di come è stato trattato nel decreto Cura Italia, che è l'esame delle commissioni competenti e che oggi arriva, credo, in aula a Montecitorio. Allora, voi ieri in Commissione Giustizia ne avete discusso, lei aveva fatto delle proposte per cercare, insomma, di limitare l'impatto del processo da remoto, che secondo molti penalisti rappresenterebbe un grave handicap per il processo penale. Allora, che cosa aveva proposto lei e soprattutto come è andata? Allora, innanzitutto buonasera, grazie per questo intervento. Com'è andata? All'inizio ci hanno proposto un parere senza osservazioni, senza condizioni, un parere favorevole rispetto all'impianto dell'articolo 83 di questo Cura Italia che ci arrivava dal Senato. E devo dire la verità, io mi sono battuto fin dal primo momento, ho cercato di far capire già la settimana scorsa quando è arrivato in Commissione Giustizia, noi l'abbiamo avuto in sede consultiva, è opportuno precisarlo, quindi potevamo soltanto dare un parere. E quando è arrivato la settimana scorsa già ho rappresentato quali erano le doglianze dei penalisti, le mie osservazioni e soprattutto quali problematiche sottende un processo penale da remoto. Abbiamo cercato di far comprendere che azzerare la distanza, la fisicità, anzi, per meglio dire, significava azzerare le garanzie, perché celebrare un processo da remoto significa rinunciare alla possibilità della percezione immediata e diretta di quello che si sta facendo all'interno di un'aula di giustizia. E parlo in particolare dell'istruttore dibattimentale. Perché ascoltare un testimone, ascoltarlo da remoto, non è la stessa cosa che ascoltarlo dal vivo. Io ho detto a più riprese che molte volte mi capita da penalista di preparare l'escussione di un testimone, di studiare tutto il processo, di conoscere a menadito ogni anfratto, di fare una scaletta delle domande e poi di ribaltare completamente il modo di procedere all'escussione nel momento nel quale incontro il testimone e mi rendo conto di chi ho di fronte, delle sue remore magari a rispondere, delle sue paure, delle sue ansie. Insomma, è un'arte, non che io naturalmente la conosca a fondo, io sono un modesto avvocato, però certamente riconosco la difficoltà dell'approccio ad un processo che fa dell'oralità la sua bandiera. Questo l'abbiamo fatto capire e ieri, devo dire la verità, siamo riusciti a tirare fuori dal cilindro una condizione, cioè parere favorevole con la condizione di escludere dal processo da remoto tutte le attività di istruttoria e le discussioni delle parti, perché altro passaggio che incredibilmente loro ritenevano si potesse fare era quello di discutere, cioè la famosa requisitoria e l'arringa, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa dell'avvocato, che perde naturalmente tutto il suo carattere di anche lì di oralità e di percezione diretta delle ansie della procura di dimostrare la sua versione dei fatti e l'ansia della difesa di contraddire i passaggi magari che fanno acqua nel percorso processuale che ha fatto l'attività del pubblico ministero. Insomma, queste erano le due attività che nella condizione si riteneva utile lasciar fuori dal processo da remoto. Purtroppo da ieri sera insomma, siamo consapevoli del fatto che tutto il lavoro fatto ieri in commissione non è servito a nulla perché in commissione bilancio non hanno trovato nessun accordo sugli emendamenti e quindi saremo costretti a votare il Cura Italia così come ci è arrivato dal Senato e quindi anche con la modifica sul processo da remoto. Però con il mio gruppo abbiamo già parlato, abbiamo formalizzato, cioè stiamo per formalizzare un ordine del giorno che impegni il governo appunto ad escludere dal processo da remoto tutte le attività di istruttoria dibattimentale
e le discussioni delle parti, perché nel processo penale queste due attività certamente non possono farsi col computer. Stiamo vedendo quante difficoltà ci sono anche durante nel corso delle interviste che facciamo, quante difficoltà di connessione, di collegamento, l'incapacità di percepire dall'altra parte insomma, una serie di condizioni anche psicologiche, e nel processo penale sono fondamentali queste. Allora, cosa pensa del fatto che diciamo, sulla app Immuni si siano creati tante polemiche sia sulla app e su come passino dei dati privatissimi e mentre sul processo da remoto questo dibattito non c'è stato, perché anche qui dati e informazioni e documenti dovrebbero passare su una piattaforma dove arriverebbero dei dati anche che possono essere molto privati. Sì, ma in realtà si è posto anche questo problema ieri in Commissione Giustizia, perché la tenuta della privacy all'interno di un meccanismo da remoto certamente lascia preoccupati gli addetti ai lavori. Il problema è che tutto quello che riguarda la giustizia in questo momento sta passando in secondo piano rispetto, e questo lo dico anche in maniera consapevolmente corretta, sta accadendo perché l'emergenza sanitaria viene prima di qualsiasi altra cosa, però fra i problemi della giustizia ci sono anche quelli della privacy. Certamente l'applicazione Immuni, perché così si chiama, riguarda tutti, prescindendo dal fatto che ci sia un processo in corso oppure no, e quindi immagino che la preoccupazione sia dettata appunto dal fatto che saranno coinvolti tutti i cittadini italiani. Sì, sono preoccupato anch'io, perché non è tanto il problema di passaggio di informazioni quanto di registrazione di ogni spostamento che viene fatto da parte di chiunque, e questo insomma la dice lunga su tutto il tema della riservatezza e insomma delle libertà, parlo al plurale che è più corretto, delle libertà di ogni individuo. Ecco, adesso allora dunque il regime a cui dovrà sottostare il processo da remoto è un regime diciamo temporaneo legato all'emergenza del coronavirus? Assolutamente Pensate. sì, fino al 30 giugno, fino al 30 giugno, perché insomma questo è stato chiarito più volte. Io naturalmente sostengo che neanche un processo da remoto, neanche un'istruttoria dibattimentale si debba fare neanche per un solo imputato, però è logico che se bisogna parlare anche di tempi contingentati, è giusto che si dica che tutto questo varrà fino al 30 giugno 2020. Certo, se l'emergenza sanitaria dovesse continuare e ci dovessero essere delle proroghe, naturalmente poi vedremo il da farsi. Però per quanto riguarda il processo da remoto, noi abbiamo come data di scadenza il 30 giugno. Tanto è vero, le dico, che noi abbiamo anche rappresentato l'utilità o l'inutilità, per dire meglio, di questa modifica che dovrebbe valere per 46 giorni, cioè l'attività da remoto si utilizzerà soltanto per una quarantina di giorni, fino al 30 giugno, appunto. Insomma, non si capisce per quale motivo bisogna insistere con una sperimentazione così gravosa anche per gli addetti ai lavori, anche per i cancellieri. Insomma, non sarà una cosa molto semplice da gestire. E noi pensavamo, speravamo ieri di aver ottenuto un minimo di risultato. Alla fine così non è, e vedremo il governo come si atteggerà rispetto a una questione che penso che sia anche di civiltà giuridica. Insomma, bisogna capire che certe cose da remoto non si possono fare, in particolare il processo penale. Senta, come ha trovato il fatto che anche la Corte Costituzionale, abbia aperto questa strada? Ma il problema è questo, che bisogna ricominciare le attività di udienza, bisogna riprendere a lavorare e la giustizia non può aspettare. Il fatto che ci sia la preoccupazione anche da parte della Consulta è perché insomma, i tribunali solitamente funzionano un po' come quel presidio di istituzionale che è il Parlamento. I tribunali funzionano anche in tempo di guerra, insomma, ed è giusto che continuino a lavorare. Anche in questo momento, con l'emergenza sanitaria, con i giusti
presidi sanitari, con le giuste tutele, e, insomma, questo distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, magari una sanificazione dei locali ogni volta che l'udienza riprende con altri protagonisti. Insomma, ci sono, secondo me, delle tutele che possono assumersi per riprendere a lavorare. Il problema è che se si ferma la giustizia si crea un problema sull'oggi, su quello che naturalmente non si riesce a gestire nell'immediato, ingolferanno ancora di più, il che significa che noi ci ritroveremo a lavorare il doppio, il triplo o quattro volte quanto si è soliti fare con un sistema processuale già tanto compromesso da lungaggini e da scadenze che non si riescono più a rispettare. E più aumenta questa sospensione, più non si lavora, più inevitabilmente il ruolo dei magistrati sarà ingolfato e naturalmente noi avvocati dovremmo lavorare certamente di più rispetto a quanto faremo prima. Non ci spaventa lavorare, il problema è naturalmente gli obiettivi che si riescono a raggiungere. Se bisogna lavorare per processi che poi non vedranno mai una fine, allora significa lavorare a vuoto. Il messaggio della Consulta è chiaro. Certo, l'ANM non si è espressa su questo? Ma l'ANM, allora, non parliamo di categorie politiche, nel senso naturalmente quanto più laico possibile, parliamo di categoria di magistrati da un lato, avvocati dall'altro. La magistratura in generale, così come su tanti altri temi, risulta spaccata. C'è una parte della magistratura che ritiene che il processo da remoto possa risolvere i problemi della quotidianità giudiziaria, e invece c'è un'altra parte della magistratura molto più sensibile ai temi del contraddittorio, molto più sensibile alle garanzie costituzionali, che ritiene naturalmente, convenendo con gli avvocati, che i processi penali non possono essere assolutamente celebrati da remoto. Quindi, come in tutte le cose, non le nascondo che c'è anche qualche avvocato che pensa, insomma, che da remoto si possa fare tutto. Fortunatamente sono pochissimi quelli che ritengono che lo si possa. Io ritengo che invece sia assai pericoloso mettere da parte le garanzie soprattutto quelle determinate dalla fisicità, in un processo penale. Senta, un'ultima questione che riguarda il carcere. Allora, noi abbiamo Sì. visto che in queste ore ci sono state tante polemiche per i domiciliari a qualche personaggio, diciamo, definito mafioso. Allora, le volevo chiedere questo: come è stata trattata, secondo lei, la vicenda dell'emergenza delle carceri in questi giorni, in cui, diciamo, si è cercato in qualche modo di diminuire la presenza negli istituti penitenziari, ma dove resta ancora un significativo sovraffollamento? Certo, che anche questo è un problema antico, cioè non nasce oggi con l'emergenza sanitaria. Innanzitutto mi faccia dire che ogni provvedimento che viene assunto anche in fase esecutiva è un provvedimento assunto da un magistrato. Così come non vanno discusse le sentenze, ci si ragiona sulle sentenze, così come secondo me non serve e non bisogna discutere i provvedimenti in materia di esecuzione, perché c'è un magistrato che ha valutato quella persona che evidentemente meritava quell'affievolimento di misura detentiva. Detto questo, andiamo nel vivo del problema. Io non aspetterei i braccialetti, la verità è questa, nel senso che si sta facendo, secondo me, si sta lanciando il messaggio sbagliato. Noi oggi, se dobbiamo davvero tutelare le carceri, gli istituti penitenziari, occorre farlo nell'immediatezza. Se dobbiamo aspettare quei presidi che sono dei braccialetti, io le dico che in verità aspettiamo l'uso dei braccialetti già da parecchio tempo, perché lei lo sa benissimo, si occupa della materia giudiziaria da tanto, sa che il braccialetto elettronico non è stato inventato nel 2020, serviva già per scongiurare le cautele. Quell'estrema ratio del carcere in fase cautelare, cioè durante il corso di un procedimento penale, e devo dire la verità, l'applicazione è stata veramente in minima parte. E allora, ad oggi, visto che c'è l'emergenza e soprattutto vogliamo tutti la stessa cosa, cioè tutelare anche gli istituti penitenziari, occorre naturalmente superare il problema elettronico, braccialetto elettronico. Dobbiamo fare qualcosa e farlo nell'immediatezza e non aspettare. Perché aspettare significa
ricerca, rischiare che accada quello che è accaduto, insomma purtroppo ha avuto anche gli onori della cronaca, la rivolta nelle varie carceri d'Italia. Insomma, noi dare all'interno degli istituti penitenziari, insomma, sarebbe la politica responsabile. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il deputato Catello Vitiello di Italia Viva, membro della Commissione Giustizia, con quale abbiamo parlato delle polemiche sulle scarcerazioni e soprattutto del processo da remoto che è nel provvedimento del Grazie a lei, grazie a lei.